Rivoluzione negli allevamenti bufalini in Italia. Adesso potranno nascere più femmine grazie al cosiddetto seme cessato. L'innovazione è stata confermata durante l'iniziativa messa in atto a Capua, in provincia di Caserta, alla presenza di esperti, veterinari, cattedratici e allevatori delle province di Caserta, Salerno, Latina e Frosinone. Se ne sono fatti i promotori il dottor Francesco D'Ausilio, titolare della nota industria casearia Casabianca di Fondi, e la dottoressa Anna Chiacchierini, responsabile del centro tori di Perugia. D'Ausilio e la Chiacchierini hanno ripreso la tesi del professor Luigi Zicarelli, preside della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Napoli Federico II, nella presentazione del primo seme cessato al mondo di bufalo di razza mediterranea italiana. Il seme cessato, prodotto per le aziende Centro Tori Chiacchierini di Perugia e per l'azienda agricola Casabianca, segna una svolta epocale per l'allevamento bufalino. Grazie a ciò gli allevatori potranno scegliere se far nascere femmine o maschi dalle proprie bufale. I prossimi appuntamenti per questa importante serie di studi si terranno il 9 febbraio a Latina e il 10 a Salerno. Ai nostri microfoni la dottoressa Anna Chiacchierini, responsabile del Centro Tori di Perugia. È nata perché io ho iniziato a distribuire alcuni anni fa il seme di bufalo, il seme di bovino cessato, e lavorando anche con la genetica bufalina volevo inserire tra i miei prodotti anche il seme di bufalo cessato. Per questo motivo ho cercato l'aiuto del consorzio CIPAB con cui collaboriamo, nella persona del suo presidente, il dottor Francesco D'Ausilio, e abbiamo iniziato delle prove di sperimentazione sul cessaggio del seme bufalino. I risultati sono stati molto entusiasmanti sia nell'aspetto del cessaggio proprio del seme che dei risultati in azienda. Quindi abbiamo deciso di continuare questo investimento e con l'aiuto di Cogent, che è la ditta al mondo con più esperienza attualmente sul cessaggio del seme, abbiamo prodotto questa innovazione. Il commento del dottor Francesco D'Ausilio, presidente consorzio CIPAB e responsabile dell'azienda Casabianca. L'iniziativa nasce da un'esigenza aziendale. Io sono un allevatore, oltre ad essere il presidente del CIPAB che rappresento, ci interessiamo di genetica, e in tutte le nostre aziende, quindi da tempo, ci sono dei problemi da risolvere, e questa iniziativa quindi aiuta a risolvere questi problemi con un'unica soluzione. In particolare la problematica dei maschi, che nei nostri allevamenti rappresenta un costo e non una fonte di reddito, quindi avere a disposizione delle femmine in modo da concentrare tutte quindi le energie, gli spazi, il personale, rappresenta quindi un miglioramento del reddito. E in più quindi il problema del costo litro latte, che è una problematica ormai in tutti gli allevamenti con la crisi che sta attraversando la zootecnia, e quindi un modo di abbattere il costo del litro latte e quello quindi del miglioramento genetico. E grazie alla maggiore disponibilità di femmine possiamo raggiungere gli obiettivi di selezione in tempi molto più rapidi, e quindi pensiamo di aver fatto in un momento difficile alla zootecnia, di aver dato un'opportunità in più a tutti gli allevatori a risolvere quindi i vari problemi. Genetica ed economia. La parola al professor Luigi Zicarelli, preside della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Napoli Federico II. Allora, se io ho la possibilità di far nascere solo femmine, diminuisco il numero di femmine madri da scegliere e quindi scelgo le migliori, e di conseguenza il progresso genetico sarà più veloce. Un riflesso sull'economia, allevamenti, aziende, quali saranno? Sarà che chi non starà al passo con i tempi sarà costretto a chiudere, come è successo nella vacca. Nella vacca negli ultimi 20 anni abbiamo chiuso il 40% delle aziende, ed erano le aziende meno produttive. Quindi se gli allevatori vogliono che la loro azienda continui a produrre, devono aumentare le produzioni. Per aumentare le produzioni devono stare al passo con la genetica. È ovvio che in un primo momento gli allevatori più accorti, quelli che faranno una migliore genetica, non solo non chiuderanno, ma guadagneranno di più.